We'll be right back.
Ok, ci siamo, benvenuti, bentornati, buonasera a tutti, buon lunedì sera a tutti. Io sono Luca, questo è il canale Videogioco e stasera iniziamo un nuovo gioco. Iniziamo Ratchet & Clank Rift Apart. Ho aspettato questo gioco da un sacco di tempo che uscisse su PC, siccome non possiedo una PlayStation 5. Questa è sempre stata una delle mie saghe preferite. Abbiamo portato anche la trilogia originale tempo fa, mi sembra estate scorsa, proprio su questo canale. E quindi, insomma, non vedo l'ora di giocare questo nuovo titolo dell'Insomniac. Insomniac, casa potentissima, casa fortissima l'Insomniac, perché difficilmente ha sbagliato qualcosa, diciamo, nelle sue uscite. Certo, i porting su PC dell'Insomniac non sono famosi per essere puliti, i migliori porting di sempre, no? Quindi ho un po' paura, vediamo un po' se il nostro PC regge questo gioco che tecnicamente è sbalorditivo. Ho dovuto aggiustare un po' di impostazioni, lo giocheremo a medio, in 2K, puntando ai 60 fps, sperando che il PC con la live attiva regga questa risoluzione e i dettagli del gioco. grazie mille Eri per i 13 mesi, accidenti, 13 mesi. Allora, ragazzi, partiamo. Andiamo? Eri Loria si è riabbonato per 13 mesi, si fattura minore di 3. Perché si è abbonato? Non avevamo cambiati? Non avevamo cambiati si è abbonato con si è abbonato? Oh, vai a capire perché non funziona. Comunque partiamo, avvio ora il gioco, speriamo che vada bene, tolgo la musica e vediamo se prima di tutto se parte, secondo se funziona. Ok, dovrebbe esserci la cattura qua, mi metto lo schermo intero. Poi vediamo, controlliamo anche gli audio se vanno bene o meno. Per ora sembra vedersi tutto bene, ma ovviamente non siamo ancora in gioco. Ok, allora ho un salvataggio per vedere se partiva, un salvataggio che ho, insomma, che ho creato per giocare con i cavoli miei. Io avevo impostato la difficoltà non quella massima ma quella sotto, giusto per fare un po' di pratica con i comandi. Partiamo ovviamente con un nuovo salvataggio nella live e lo impostiamo a difficoltà massima. Perché difficoltà massima? Perché vorrei godermelo bene questo gioco, voglio godermi tutte le sfide, voglio vedere un po' come lo hanno, insomma, voglio faticare per finire questo gioco, non voglio che duri troppo poco. Infatti, insomma, impostiamo l'ultima difficoltà, canaglia leggendaria, perché non vedo l'ora di combattere contro i nemici più spietati di ogni galassia. Ci sono anche un sacco di altre difficoltà. C'è esploratore principiante, che è una modalità prettamente storia, dove i nemici non fanno nessun tipo di danno. Giovane recluta, che è uguale esploratore principiante, solo che si può morire. Nell'esploratore principiante non si può proprio morire. Agente ribelle, difficoltà normale, come vedete, nemici, aggressività, danni, energia sono tutti base. Poi abbiamo leader della resistenza, aggressività, danni, energia abbastanza importanti. E poi abbiamo canaglia leggendaria, dove i nemici fanno un sacco di danni. Energia, non penso i danni in base a, insomma, a quanta energia mi tolgono, energia vitale immagino. E aggressività massima, vediamo un po', ho un po' paura, ma insomma le impostazioni non le tocco. Hamster, bentornato, benvenuto. Quasi platinato After Image, molto bello. Adesso gli darò un'occhiata anch'io. Gli darò un'occhiata, Hamster. Ora partiamo, vediamo un po'. Ora, dettagli medi perde un po' questo gioco, però in stream non posso fare altrimenti, sennò la nostra live scoppia. Consegnatevi subito alla più vicina struttura ricettiva. È comunque bello, eh. Sappiate che non vi sarà fatto nulla di
Membri della Resistenza, consegnatevi subito al reparto VIP della più vicina struttura ricettiva per la riprogrammazione mentale. Vi divertirà. Buono, Hamster, buono. Allora, prima o poi me lo guardo, che non ho molto tempo. Ora ci do Rift Apart per PC e quindi tutte le mie attenzioni, lo sai, Ratchet Clank, no? Hai seguito la trilogia originale. Rubato. Ottimo lavoro. Ora vattene e decripta il dispositivo. Dov'è l'infobot? Vede comunque un'estetica, una grafica incredibile. Questo è un gioco soltanto next gen, uscito 2 anni fa, esclusiva PlayStation 5. È arrivato pochi giorni fa, meno di una settimana fa, con un porting su PC. Però come gli Spider-Man girano benissimo su console, ma poi su PC hanno qualche problemino. Chi sei tu? Rivet? Devo andare. Tieni, questo ti aiuterà. L'ho progettato per essere una taglia unica, per cui... Grazie. Giustamente non poteva uscire senza una controparte femminile, Ratchet & Clank. Adesso abbiamo Rivet e... Ambientazione cyberpunk, questa è la città, stupenda. Però non c'è dato vedere di più. Ma non trovi eccessivi tutti questi festeggiamenti? In fondo, non salviamo l'universo da ormai... Ah, aspettate un attimo. Visto che siamo in live, giustamente, mi sono scordato di mettervi i sottotitoli. Ora, i volumi sono tutti al massimo, ma penso vadano bene. Inglese, no? Complessità audio, che vuol dire? Riduce il numero di suoni riprodotti contemporaneamente per ignorare le prestazioni. Alto, mentre il numero di suoni riprodotti... Vabbè, lasciamolo su medio. Sottotitoli mettiamo sì, in italiano, almeno se non sentite bene l'audio, insomma avete possibilità di leggere i sottotitoli. Da anni ci crederanno sorpassati. E se fossimo sorpassati? Per fortuna non dovremo fare nulla di eroico, tranne sorridere e salutare. Già. Diamo un grande e caloroso benvenuto ai nostri cerimonieri d'onore, Ratchet e Clank. Quanto sono belli. Il capitano Copernicus Leslie Quark farò gli onori di casa. Ok, primo test, vediamo come gira. Per ora sembra abbastanza bene. Ovviamente non abbiamo riflessi ray tracing, perché con una 3060 Ti non siamo in grado. Però a livello di screen space, di riflessi non sono male. Le ombre non sono dettagliatissime, però a livelli medi. E nemmeno il pubblico sugli spalti è molto esagerato. Va bene, ce lo prendiamo così. Vediamo quello che diceva Riloria, se si vede il riflesso, ma senza ray tracing penso proprio che non si veda assolutamente niente, a parte un riflesso basilare in screen space nell'occhio del personaggio, quindi questo è. Non ci saranno riflessi dinamici purtroppo, anche se a livello di dettagli devo dire che è molto buono. Ovviamente. Amici, vi ha
attende una giornata memorabile. Ok. A partire da me! Per finire con un regalo a sorpresa da parte di Clank a Ratchet! Ah, certo! Lo spoiler! Lo sa l'intera galassia. Appunto! Aspetta, un regalo? E per cosa? Oh, vedrai! Ci aspetta in cima al percorso della parata! Beh, allora okay. È meglio sbrigarsi! Inizio sul pianeta Veldin, quando Ratchet era molto, solo molto un meccanico bravoso d'avventura. Qui, se non conoscete la storia, un po' ve la raccontano, no? In questo percorso introduttivo di festeggiamenti. Quella notte, la navicella di Clank precipitò dal cielo stellato. Ratchet soccorse il guerrafond dilettoso e il resto è storia della galassia. Ok. I comandi sono sempre i soliti, anche il moveset mi sembra sempre uguale, con 1, 2, 3 di spazzata. Possiamo lanciare la nostra chiave inglese, come è sempre stato. Non abbiamo armi per ora, però. E abbiamo lo schianto a terra. Ditemi se c'è qualche impuntamento, così cerchiamo di correggere. Spazzeranno via questa festosa barricata. E qua, punto. Come dimenticare l'invasione Plarg di Kerwan? Offri a tutti una dimostrazione della tua mira infallibile. Sfuggire casa per munizioni per recuperare oggetti. Eccole qui. Finalmente la sala degli eroi è salva. Ehi, forse ho trovato il Lombax. Ecco. Questa è la rievocazione. Hai una succulenta. No, Capitano Quark, questa non è nessuna battaglia. Non credo faccia parte dello spettacolo. La navicella. Stiamo molto attenti, che difficoltà massima prendiamo delle botte. Qualcuno ha messo una taglia su di noi? Chi sarà mai? Ah, che bello. Il tuo regalo. Presto, dobbiamo arrivare in fondo al percorso della parata. Che è successo? Ah, ti hai premuto L2 e muovi per mirare, ok. Forza, continuiamo lo show! È finita la parte dei saluti e dei sorrisi, eh? Scommetto che è opera dei Blacco, o dei Cragmiti, o del... Dottore Farnes. Impossibile! Sbaglio se è fuori gioco ormai da chissà quanto! Mastini sono bellissimi. Con tutti, tra l'altro, nemici e creature che esistevano negli altri giochi, non c'è niente di originale. Ora vi aspetta la fatalissima passeggiata sull'asse. Aia. Primo colpo preso. Non abbiamo visto quanti danni ci ha fatto, però perché abbiamo preso subito una sfera di energia. Dopo. Occhio, forse il PT alla navicella è sicuramente cisciotta. C'è un po' di aiuto nella mira. I colpi seguono.
bello. Quanto mi era mancato Ratchet & Clank. Aia, un po' di danno da fatti, eh. E facciamola finita. La rosa di colpi aumenta con quest'arma. Un po' arrugginito, è vero. E ora torniamo alla storia del nostro grande eroe, Ratchet, l'ultimo Lombax conosciuto, la cui specie è ormai perduta in un'altra dimensione, ecco. E che oggi riceverà un misterioso regalo da Clank. Mi ero preparato un discorso, ma visto che la parata sembra essere sotto attacco, andrò dritto al punto. Ratchet, non so dove sarei adesso senza di te. Sei il mio migliore amico, il mio socio. Hai sacrificato molto. Ho imparato un dimensionatore. Potrei attraversare le dimensioni e trovare la tua famiglia. Oh, beh, vedi... Cosa? Il dottor Nefarious, Ratchet e Clank! Che magnifica bellissimo. Sorpresa! È Lino, dottor Nefarious, comunque. Non mi aspettavo certo di trovarvi qui, visto che i miei sgherri avrebbero dovuto annientarvi ben 8 minuti fa! Oh, che cosa vuoi, Nefarious? Ecco! Perché non stampano più le istruzioni? C'era bisogno? Sempre la spettacolarità non manca, eh. Scena introduttiva molto molto figa. È il minimo che potessi aspettarmi da Nefarious. Sì. Non prendertela, eh. In fondo sarà come ai vecchi tempi. Forza. Nefarious deve essere vicino alla stazione dei treni. Oh, Lady Zurkon. Prendiamo un'arma. Ti serve un'arma? Lady Zurkon ha quello che cerca. Lady Zurkon è bellissima. E benvenuto a Lady Zurkon, il negozio di armi più fornito della galassia. Usa L per confrontare le armi e premi quadrato per visualizzare un'anteprima. Secondo te, cosa c'è di meglio di ammirare le esplosioni? Scagliarle direttamente dalle tue maledette mani! Certo. Premi il grilletto di fuoco a metà corsa per prendere la mira. Oppure, qualora tu vada di fretta, premilo fino in fondo e apri le danze! Bomba scheggia! Direi più bomba scappi chi può! Se no abbiamo il castigatore.
Bellissimo, queste introduzioni, queste anteprime sono stupende. Prendiamo il castigatore, abbiamo soldi soltanto per un'arma, prendiamo il castigatore più che la bomba scheggia. Oddio, forse la bomba scheggia è più utile. Prendiamo la bomba scheggia, va. Poi compreremo il cascatore. Stanno arrivando altri sgherri! E ho le bombe. Vediamo un po' come va. Allora, ok, abbiamo già la bomba scheggia. Un po'. Ok, non li uccidiamo con un colpo. Aia. Stare nel mezzo d'arena e farsi sparare da tutti non è il massimo. Beh, che qui siamo già morti. Il primo scontro. Abbiamo dovuto selezionare un'arma. Ok, abbiamo questa da raffica. Stare molto attenti. Ecco l'ultimo. Ok, dov'è l'ultimo? Dammi un po' di vita che rischio di morire. Quanta vita mi ha dato? Zero. Non mai zero vita? Ok, ok. Quattro mi ha dato. C'è un sistema che funziona diversamente dal passato. Nel passato c'era 5 colpi, se non erro, 6 colpi, insomma, più che potenziavi il personaggio più che prendevi i colpi che potevi prendere. Qua più o meno uguale, anche se c'è una barra della vita un pochino diversa. Qui abbiamo dei numeri da 1 a 10. Ottimo. Ok, almeno la vita dei nemici non dovrebbe cambiare con la difficoltà, soltanto quanti danni mi fanno. Quindi dovrebbe essere sempre l'equilibrio giusto, diciamo. Metti giù il dimensionatore, Nefarious! Metti giù il dimensionatore? Sì, certo! Oggi scoprirai che cosa si prova a perdere! Spoiler! È frustrante! Mancano solo queste stupide coordinate. Ciao, ciao! Che cosa hai fatto? Casino! Cos'è successo? Forse abbiamo un piccolo problema. Il ponte è distrutto! Deve esserci un altro modo. Le fenditure reagiscono al quarzo fasico. Puntalo verso una fenditura. Bellissima sta volta. Prossima fermata la tua taglia. Quanto spende Nefarious per questi tizi? Mai abbastanza. No, senta, a me che corro tra proiettili. Ancora. I robomastini. Ah, certo mi colpiscono anche in aria. Ok, arriviamo da lì. Però non ho perso nessun frame. Beh, in questa parte è anche abbastanza confusionario. Ma guarda chi c'è lì dentro! Ecco. Squali della sabbia! I feels! E basta. Un polpo troppo cresciuto.
aspettasse. Bellissimi tutti questi bolt, no? Tutti sti particellari a schermo. Ecco Nefarious. Dobbiamo raggiungere la sua nave. I taxi che decollano da lì gli sfrecciano accanto. Beh, allora chiediamo un passaggio. Ehi, il dimensionatore. Nel tempo libero. Resisti, Lino, resisti. Trovare i è sempre stato il tuo più grande sogno. C'eri Lino, te è vero, quando abbiamo portato la trilogia. Potremmo farlo insieme. Wow, sono davvero commosso. Beh, intanto togliamolo a Nefarious, ok? Qualche segreto qua e là. Allora Lina, come stai? C'è il dottor Nefarious che è il nemico che ti rappresenta. Sempre a disposizione, boss. Ma dovrai pagarci un extra per questo servizio. Un extra? Mi sto già pagando profumatamente. Chiaro, ma un mio uomo è stato risucchiato da un kraken giocato su pezzo. La rischia del mestiere. Sì, bravo, capisco, sul serio. Ma non rientra nel contratto. Non posso crederci! Calmati, fra, troveremo una soluzione. Calmati, fra. Respira con me. Ok. Se c'ero, ho detto ogni momento perché a pezzi la grafica. Se c'è. Fastidiosi. E dai, sarà molto faticoso giocare a difficoltà massima. Ok, qua a sinistra cosa abbiamo invece? Un segretino? Cos'è questa roba? Niente. Non assomiglia a quel radicale chic verdastro che si chiama Nefandom. Come no? Vi esprimete nello stesso modo, guarda. Sono fuori controllo. Nefarious questa volta sta davvero esagerando. Che cos'è? Wow! Ehi! Oh! Mai mettersi in viaggio a corto di rifornimenti. L'abbiamo già visto, il castigatore, compiamolo. Ok, allora, speriamo da lontano? Vivo dopo tutti questi anni per provare a conquistare l'universo di nuovo. Già, e purtroppo non se la sta cavando affatto male. Quanti colpi, quanti! Allora, prendiamo un po' di bombe. Ok. Comunque sì, concordo con il drastico, la grafica di questo gioco è qualcosa di incredibile. I miracoli di Insomniac Games con queste Spider-Man si sono veramente superati a livello estetico e grafico. Guarda quanti particellari c'ha. Ok. Ah, tu cosa vuoi? Maledetti. Ben fatto, okay. Ratchet. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ok, adesso facciamo visita a Nefarious. Più che altro prima facciamo un giretto per vedere se qualche vita. Bene, Luca, bravo. 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 Ok. Vabbè, non c'è più nulla. Eccolo! Nostro Lino! Che scherzi inutili! Ecco cosa succede! A mandare il mio assistente in congedo di fatica! Dobbiamo impedire che Nefarious abusi del dimensionatore! Indeboliamo! Ah! Capito, è un casino schivare sto coso!
e sono così sgradevoli. Sta raffica per 3, ora livella anche le armi adesso. Vabbè, anche prima livellavano le armi. E erano molto interessanti perché ogni arma aveva. Con la trasformazione cambia anche l'estetica dell'arma. Molto figo. Lanciamogli qualche bomba. Ah, no! Oh no! Siamo sotto tiro! Non so se ci arriva il castigatore. Non sembra, no. Non c'è la pompa. Oh, il blob! Yameboidi, è vero. Oggi il mio piano supremo si compirà. È perfetto, infallibile. E nulla potrà fermarmi. Quante volte l'ho già detto? Probabilmente intorno alle 80. Ma non è importanza. Oggi sarà l'ultima volta. Il problema è che mi serve. A parte che non so come schivarlo su laser, ma il problema è che mi serve munizioni, che ho finito. Un attimo! Nefarius, un attimo, non ho munizioni per colpirti! Ah, ora sì. Questo attacco è più o meno semplice da schivare. È il laser che è un problema. Ok. Dimensione in cui vinco sempre io! Così finalmente saprete come ci si sente! Ecco. Test. Test dell'SSD. Vediamo come sono i caricamenti. Abbastanza buoni. Certo non è bene. Ottimo! Ma dove sia? Vorrei saperlo. Accende Faris. Anche lui. Kraken! Torna negli abissi! Quante braccia hai? Kraken! Mi hanno abbordati! Giù dalla mia nave, bestiaccia! Eccoci qua. Ce l'ho fatta oppure no? Siamo... Cosa sono quei neon? Siamo alla parte... in cui tu perdi. Recet, il dimensionatore! Casino. Il braccio. No. Il dimensionatore. Che cosa ho combinato? Già, cos'hai combinato? Tu chi sei? Qualcuno che ha molte domande. Adesso vieni con me. No, devo trovare il mio amico. È così, sequestro di persona, Rivet. Mi trovo? Sono io? Sono io! Ha funzionato! Basta! Sì, ho vinto! Imperatore Nefarius, siete tornato in anticipo dalla missione? Sì,
l'imperatore! Ok. Per una volta il cattivo vince, vedi, Eri. Chi lo sa, Resht? Chi lo sa? Vediamo un po'. Non abbiamo più Clank dietro le spalle. Qualcuno qui intorno l'ha visto. Avete visto Clank? Ok, primo mondo vero e proprio, diciamo. Certo, seguiamo comunque prima la storia. Come sempre, Resht e Clank, almeno nel passato, avevano... Qualcuno ha visto in giro un robottino grigio? Occhi verdi, antenna rossa, puzza di ferro. Puzza di ferro. Tra l'altro sono identici loro ai robot di cosa, come si chiama? Prey? No, si chiama Prey. Di Stray? Ah, come cavolo si chiama il gioco del gattino? Non me lo ricordo più. Stray? Prey? Stray, sì. Ok. Guarda che bello che è. Vedete bene là, è vero? Comunque, stavo dicendo, come sempre, Ratchet & Clank preferiscono una verticalità all'orizzontalità, no? Quando si arriva in un mondo nuovo, solitamente si deve fare tutte le cose del mondo e poi andare a esplorare orizzontalmente, perché molte volte, soprattutto all'inizio, ti sbloccano poteri che poi ti consentono, stile Metroidvania, di andare a sbloccare dei premi o altre cose. Quindi la mia scelta è questa: facciamo la trama principale e poi esploriamo il mondo e andiamo a ricercare magari i Bolt d'oro, se ci sono in questo gioco, e insomma altri premi che possiamo andare a prendere nella mappa. Poi cerchiamo di prendere tutte le casse. Nefarious City. Cerchiamo di rendere grazie al nostro magnanimo imperatore prima, durante e dopo i vostri acquisti. Imperatore? Vuol dire che adesso ci sono due Nefarious? Prima in teoria sì. Poi Nefarious. Forse lo troverò al bazar. In teoria sì. Qui in alto cosa c'è? Cavolo, questa è la piattaforma per la navicella, praticamente. Classica piattaforma della navicella. Rumuto X per scendere in planata. Ok, quindi anche senza Clank possiamo planare, per fortuna. E poi voglio la planata quella a razzo, non quella con l'aeroplanino. Ok, qui non si può entrare. Per ora almeno c'è roba dentro, quindi immagino si possa entrare. Magari si fa un giro da un'altra parte. Un momento. Ha dimenticato il suo ordine. Prego, si accomodi. Se vuoi che Miss Zurkon continui a venderti armi, cerca di non attirare così tanto. Kremitsu, bentornato. La resistenza sarà la fine. La resistenza. Grazie, Kremitsu. Va bene, Kremitsu, buona live e buona serata. Dopo, se è, faccio un raidino, prenderò quanta gente c'ho. Come esco dal pianeta? Che porti stasera? Davvero?
reali possono decollare, le altre... Oh! Ma puoi chiedere aiuto a Phantom? Segui la musica fino alla Disco Nefarious e lo troverai lì. Disco Nefarious, ok. Oh, monotematico. Ok. Non mi ricordo già più cosa portavi. Ok, Alien, giusto, giusto. Buono, buono. Dopo fa un passo. Anche se post live mi metto... Devo recuperare un po' di Jujutsu Kaisen. Quindi vedo un po' se mi metto... Abbiamo magni scarponi, sì. Metto con la compagna a guardare Jujutsu Kaisen. A dopo, a dopo. Uno spia bot della resistenza. Allora, evidenzione con la premi X per fissarla nell'interfaccia di gioco. Perfetto. Quindi abbiamo tutte queste cose che non so cosa sono. Ok, sono quelle cose blu. Va bene, che non posso prendere però. Questa però forse la posso prendere? Forse sì. Esatto, ok. Quindi mi segna tutte le cose che ci passo, le vedo, ma che non... che manco. Cercavo una domanda di Futurama. Beh, se devi vedere cose in dolce compagnia, di meno si viene a trovare. Vabbè, vabbè, giusto un passo. E poi... poi ci sono. Certo. Ok. Allora, nostro obiettivo sono due. C'è un cerca Clank, trova Phantom nella Disco Nefarious per di là. E poi c'è anche un trova lo spia bot della resistenza prima dell'impero. Proviamo a fare questa secondaria, visto che ce la danno ora. Probabilmente è fattibile. Solo non so dove andare. Ok. Sì, sì, è molto modesto il nostro Nefarious, molto onesto. Avvistato uno spia bot della resistenza sulla pedana di carico. Non avvicinatevi, le nostre squadre di accoglienza non avranno liquidato la minaccia. Giustamente. Liquidato la minaccia? Devo correre alla piattaforma di carico. Scusa. Dobbiamo riuscire a spedire un milione di statuette dell'imperatore e dobbiamo anche ritrovare il carico di Raritanium scomparso. Ah, ecco. Odio il martedì. Ah, chi lo dici? Ok, allora. Siamo in una fabbrica, c'è da scovare un robottino, ma appunto ci sono un po' di... Quella è la porta in cui andare. Qui in alto però ci sono anche delle cose, non vorrei perdermi... Non vorrei perdermi troppa roba. Quindi esploriamo un attimino. Fortuna possiamo correre. Non è così facile andare a giro. Facciamo da un'altra parte. Onesto, grazie. Ci aiutano, non danno l'allarme. Lì c'è un qualcosa dorissimo che luccica tantissimo. Come ci arrivo lì sopra però? Oh no, devo muovermi. Ok, qui si sale un po'.
Devo andare lì sopra, quindi da qui. Parkour. Ok, va bene, prima parte fatta. Non potevi sfuggirmi. Eh no, eh no. Abbiamo una certa esperienza nel collezionare bolt d'oro. Ok, primo bolt d'oro dell'avventura trovato, uno su 25, non in tanti. Ok. Ribelle in avvicinamento. Ma cosa vuole? Il nostro amico Spiabot deve nascondere segreti di livello Omega se gli danno tutti la caccia. Eh sì. Grazie ai nostri turni obbligatori da 23 ore, la produzione è salita del 200%. Eh certo! I turni obbligatori da 23 ore. Ok, ci sono delle scatole, ma ci si accede da un'altra parte. Prima devo trovare il modo di salire sopra. Non so bene dove salire. Sei qui? Ce la faccio ad andare lì sopra? Denunciate i colleghi meno produttivi. Il nostro segreto è la collaborazione. Ok, fammi andare a prendere questo. Ah, non posso fare lo slide, ok. Allora lo lasciamo lì per ora. Solo che adesso devo rifare tutto. Sparare. Cerco di fare parkour. Ricordo un'azienda per cui lavoravo. Ecco che si sono ispirati. Facciamo nomi. Facciamo nomi. Ok, guarda che si può salire anche così tranquillamente senza fare tutto il giro. Fascinoso volto dell'imperatore. Permettimi di lavorarti. Chi sei? Che vuoi? Ci si spara. Usano soltanto quest'arma. Per ora mi piace. Poi ho un fucile a pompa e un lanciagranate. Il fucile a pompa non è così. Che deve esserci tanti nemici vicini, perché però non ha molto senso. Ora, qui ci sono delle casse nascoste da qualche parte. In pieno stile Ratchet & Clank? No. Per ora abbastanza story driven. E eliminate i trasgressori. Ma non ho lo spiabot. Ah, è laggiù lo spiabot. Aia. Certo, il livello ci ha dato 10 punti vita. Prima siamo partiti con 10, adesso abbiamo 20. Qui siamo un po' incastrato. Aia. Quanti sono? Un po' di bombe. Ma bello il rallenti a livelli. Aia. Lo so che non posso continuare così. Il castigatore ha messo? Ok. Non ci sono un po' di vite a giro? E lo spiabot è mio. E lo spiabot è mio. Un po' di vite, no? Nulla? Nulla, eh? Maledetti. Ho
Altro queste casse sono invisibili. Già che i vecchi si vedevano molto meglio, ma con tutti questi dettagli adesso scovare delle casse marroni in questo sfondo pieno di dettagli è un casino. Ottimo. Dai, missione facoltativa fatta. Uno spiabot su 10. Per consultare gli spiabot. Ok, va bene. Sono un po' bassine le voci fuori campo della radio. Allora, capsule di protezione. Trovate una capsula di protezione, fornisce un incremento permanente anche se non equipaggiata. Ok, puoi tenere altre completando le sacche dimensionali, esplorando i pianeti o svolgendo attività opzionali. Perfetto. Quindi possiamo metterci la protezione che vogliamo. Se vuoi personalizzare il tuo aspetto, premi X per indossare una protezione, premi quadrato per modificarne il colore. Ok, quindi possiamo... abbiamo un sacco di vestiti diversi, come vedete. Però nessuno di questi ci dà bonus. Sono, diciamo, vestiti... sono skin, insomma. Inerenti agli altri giochi, immagino. Questo... la Holoflux mi sa che è il terzo Ratchet & Clank. Mentre Fuoco a Volontà è il secondo Ratchet & Clank. Infatti questa è la... è la skin del secondo. Molto figa. Possiamo cambiare anche colore. Quindi effettivamente possiamo farci tutti i cosi che vogliamo. Anche se non mi sta cambiando molto. Sbaglio. Visore fuoco a volontà. Ah no, ok. Cambia il dettaglio lì. E abbiamo anche la tuta del quarto. Il predone. Bellissimo. E possiamo cambiare di colore anche a questa. È un sogno praticamente. Solo che non funziona bene questa interfaccia. Cioè tutte le volte clicco X mi torna in alto. Non funziona molto bene. Ah, che bello. Quante ore ci ho passato su Gladiator. Uno dei peggiori giochi della saga, eh. Però ci ho passato un bordello di ore. Un bordello di ore. Abbiamo, se no, l'aspetto Clank anche. Molto figo. Un po' storto, ma molto figo. E abbiamo, se no, Cacciatore di Tesori. Questo penso che sia il primo. Ratchet & Clank, se non erro. Se no, abbiamo una tuta da hacker. Che effettivamente, così a prima vista, sì, mi ricorda qualcosa, ma non so bene cosa. Una tuta della ribellione. Immagino che sia un altro Ratchet & Clank che non ho giocato. Forse quelli su PlayStation 4. Androide. Bellissimo. Clank Androide, effettivamente. Molto figo. Se abbiamo Imperiale. Ah, a parte ci sono le descrizioni. Copricapo dotato di un display ottico che consente di analizzare i bersagli, inquadrare video musicali e guardare video musicali, più o meno. Maglia in tessuto cibernetico che unisce stile e praticità. Pantaloni per l'hacker che non si ferma mai. Ok. Se no abbiamo ribellione, visore tattico dotata che si oppone al sistema. Perché c'è sempre tra protezione e comodità quando è possibile avere entrambe, giustamente. E poi abbiamo pantaloni indossati da chi non si rassegna alle ingiustizie. Se no abbiamo androide. Testa di ricambio, carne e pelliccia sono materiali obsoleti. Giustamente. Un eroe deve avere un grande cuore. Visualizzazione del cuore in corso. Giustamente. Il cuore dell'eroe. La carne è debole, il metallo. Conosce stanchezza. Abbiamo elmo progettato dall'imperatore in persona nell'evenienza che la Lombax ribelle si unisca alla sua causa. Protezione per il torace creata per i Lombax disposti a servire l'imperatore. Gambali che trasformano le tue zampe da bestiaccia in sinuose gambe da imperatore. Ok. Razziatore. Protezione per i voti indossati del segretario di Resine. Saccheggiatori galattici, pantaloni robusti indossati da chi dice dello sprezzo della legge e della moralità. Perfetto. Poi abbiamo l'Holoflux, protegge contro le fluttuazioni temporali, le testate dei guerrieri agoriani e i codificatori neurali ipersonici. Viaggia attraverso lo spazio e il tempo, questa qua, con tutta questa tuta biometrica per avventurieri. Attenzione, potrebbe non reggere l'ira dei Lombax anziani. I pantaloni giusti per raggiungere il centro esatto dell'universo, metro più, metro meno. Poi abbiamo fuoco a volontà, visore protettivo predettato dalla Megacorp e disegnato dai migliori stilisti di Andaco. Tenuta da comando indossata ai confini estremi della galassia Bogon. Sgherri e protocuccioli. Tremate.
Corri, salta e spara a volontà senza sacrificare stile e comfort. Ok, abbiamo comfort. Casco dal gladiatore del settore ombra. È dotato da un sistema di chiusura letale. Dotazione standard dei nuovi concorrenti. Protegge dagli sterminatori dal sarcasmo di Juanita. Pantaloni da combattimento utili per muoversi tra le montagne dei rifiuti di Dreadzone. Incompatibili con le code dei Lombax, giustamente. Infatti non ha la coda questo pantalone. Comunque questo Ratchet Clank non aveva la coda, una grande perdita. Sei il mi... Ehi, Lattina! Sei il migliore, Clank! Sbaglio o sei diventato più alto? Ok, proviamo a cacciare i risori. Proviamo a disposare perché ama l'avventura sulle isole. Si consiglia l'uso di crema solare, robot esclusi. Indumento e tendenza all'isola di Oloferro. Va bene, tutto comunque fanservice legato ai vari titoli del gioco. Noi non ci mettiamo niente per ora. Poi semmai scegliamo una skin. Per ora ci teniamo la skin originale. Quella del robot mi piace veramente tanto. Sono anche quella da imperiale, molto figa. Questa da robot è una skin molto interessante, effettivamente. Guardate quanto è bello. Però, insomma. Come faccio? Ok, protezione. Vediamoci le skin. Ok. Poi abbiamo collezionabili. Bolt d'oro. Ok, aspetto chiave inglese. Possiamo cambiare l'aspetto della chiave inglese. Con predefinito, cioè quella... rossa, ok, arancione. Se no abbiamo... no, questo è ribelle, predefinito è blu. Ok, argento. Bene. Quindi potevano farmela anche vedere, eh? Mentre la cambiavo. Ribelle, Q-Force è quella verde, Terra selvaggia è quella gialla, gomma da masticare è la Big Bubble, quindi bianca e rosa. E poi abbiamo oro, è molto figa, mi sa che metto quella oro. Hai trovato uno spiabot della resistenza, contengono informazioni segrete in formato audio, inoltre custodiscono progetti balistici codificati, tra cui tutti consigli a Miss Zurkon per ottenere l'arma definitiva. Ok, Nefarious City, sono passati 10 anni da... non la copriamo. 5, quando questo immondezzaio è sorto dalle ceneri come una pustola di Blarg, l'imperatore aveva promesso pace e ordine. Ma Miss Zurkon ha visto solo oppressione ed elettrodomestici a prezzi leggermente scontati. I viaggi verso altri mondi sono pesantemente limitati, così come i diritti civili e la libertà di parola. Eppure, nonostante la desolazione, lo sconforto e l'architettura opinabile, c'è motivo per sperare, poiché è in questo postaccio che è nata la resistenza. Ok, quindi la nostra Zurkon è quella che, appunto... è a capo della resistenza. Ok, la protezione espande i pianeti svegliando attività opzionali. Ancora non ne abbiamo uno di Sferax. Spiabox 1 e Bolt d'oro 1. Perfetto. Però non so perché mi rimane tra i collezionabili qualcosa da vedere quando ho visto tutto. Nefarious City. Okay. Ah, purtroppo gli audio non si possono sentire mentre giochiamo. E avrei scelto gomma da masticare. Ah, questa, guarda quanto è bella questa oro. Guarda quanto è figa questa oro. Modalità foto. Guarda. Guarda quanto è bella. Scusa. Lo facevo a rifiutare una cosa del genere. Bah. Non ho capito. Ok, allora. Ah. Qua non ci posso andare. Esatto. Adesso dobbiamo andare a trovare questo phantom che non so dov'è. Qua. Questa... all'aria di una discoteca. Un po' di casse. Tu? Rocciorso trovato. Ah, ci sono anche dei consumabili. Consumabili minori. È colpa del dimensionatore. Tanto che c'è John Wick a fare botte. In discoteca sicuro. Non c'è discoteca che si salvi dalle grinfie di John Wick. C'è anche la musica adatta, senti? Questa è la colonna sonora di John Wick. E di là cosa c'è? Sempre il mio animo d'esploratore. Delle casse. E di qua si esce dopo?
Ok. Phantom, dove sei? Ehi, ciao! Sei tu Phantom? Posso essere chi vuoi, te lo dico. Sapete se c'è un Phantom qui dentro? Ok. Avete tutti lo stesso software di ballo, quindi ballate tutti uguali. Questo significa essere sotto una dittatura. Posso uscire? Non posso uscire, che devo fare? Ah, è lui? Lui è l'unico fermo che brilla. Dobbiamo farne andare a tempo, però. Vabbè. No. Con il corpo andavano a tempo, era alcune voci. Torno in missione dopo una vita e già mi hanno beccato. Eccolo. È Skid? È Skid? Devo eliminare questi tizi prima che sistemino Phantom. Quello era Phantom, vero? Un tizio sospetto con un olo travestimento. Deve essere lui. Eh sì. Phantom, aspetta! Chi sei tu? Ero nel bel mezzo di una missione. Mi chiamo Rachel. Ho sentito che tu... Niente no. Devi svegliarti se vuoi entrare nella regia. Ti vedi. Continuano ad attaccarmi all'esistenza. Non tollereremo altre aggressioni. Ah, Phantom, andiamo! Due su 25. La musica Stranger Things. Allora, quanti siete? Resistenti, sti nemici. Deve esserci qualcosa che posso usare per raggiungere Phantom. Questo, Clank. La classica chiave inglese messa in bella vista da girare per attivare i meccanismi. Soltanto tu lo puoi fare perché è una conveniente chiave inglese per giocare tutti i bulloni. È una specie di prova? Ti ho preso, non è vero? Ehi, aspetta! Eccolo! La palla di pelo della disco! Oh no! Qui ci penso io, Phantom! Venite! Tu mettiti al sicuro! Ups! Ups! La resistenza è finita! Ok, non è efficacissimo questo, ma un po' fa. Uccidiamo quello che spara prima e poi uccidiamo loro. Per favore, smettila! Per favore, smettila! Dove si è cacciato? Beh. Ho bisogno di una vacanza. Chi lo dici? Robo, chi lo dici?
Ben fatto, pivello. Grazie. Shh. Shh. Che cos'è? Una specie di saluto segreto? Ma ehi! E a cosa mi serve? Ok, pivello. Ora prova lo scatto fanto. Scatto fanto? Nemico non può prendere. Giustamente. Scusa, volevo suggerire le casse. Usa lo scatto fatto. Guardo farà il resto. Non avere paura. Usa il guardo. Ah, adesso possiamo. Più lontano? Salta e usa lo scatto fatto. Che figo lo scatto. Mi serve un'astronave reale per trovare un mio amico. Dicono che puoi aiutarmi. Non è sicuro. Stammi vicino. Aspetta. Le robe da prendere. Puoi procurarmi un'astronave reale o no? Elon Musk. Bastardo proprio quanto lei. Aspetta, conosci l'altra Lombax? Sai dove è andata? Su Sargasso. Va sempre lì dopo una missione. Sargasso. Sargasso. Ti propongo un patto. Quel dirigibile. Se mi aiuti a dirottarlo, ti darò una mano a entrare nella torre di Nefarius. L'unico posto in città dove puoi rubare un'astronave reale. Perché proprio quello? Trova il modo di salire sul tetto. Prendo l'attrezzatura e ci vediamo. Ok. Il tetto. Come arrivo su quel tetto? Boh. Arrivo, Clash. Picchiali duro. Non vedo l'ora di farci altro. Ups. Mi dispiace. Allora, anche qui non c'è niente di nascosto, mi sembra. I neon sono fighissimi. Qua ci sta una foto stupenda di tutto questo percorso. Guardate che bello che è. Fammi fare un giochino. Allora, Clank lo togliamo. Alziamo un po' la telecamera per fargli inquadrare un po' di roba in più. Possiamo anche aumentare il campo di viso, sì, il campo di viso, il campo visivo, ma non troppo. Ok, lunghezza focale non mi interessa, esposizione non mi interessa, l'apertura va bene così. Ok, tipo filtro. E guarda che bello che è questo gioco. C'è anche i filtri. Seppia. Verde sci-fi. Pop art. Ah, guarda che bel filtro pop art. Guarda come ci sta bene qui. Ok. Seleziona cornice. No, non mi interessano le cornici. Sono orribili. Attiva posa. Possiamo mettere il personaggio anche in posa. Seleziona luce. Ah, ok. Possiamo mettere anche le luci nel primo nel piano. Cioè, guarda, cioè, vabbè, lasciamo stare. Possiamo mettere una luce blu nello sfondo. Qua. Mamma mia, fighissima sta cosa. Lily Fred 29. Grazie mille per il follow. Benvenuto. Io sono Luca, questo è il canale videogioco e stiamo portando Ratchet & Clank da grandi appassionati della serie, anche se abbiamo giocato soltanto... ho giocato soltanto la trilogia originale nel canale. Ora, come fa a scattare? Ah, scatta la foto. Ah, che figo. Chissà che foto è venuta. Chissà che foto è venuta. Poi ve la condivido sul canale Telegram. Ok. Possiamo continuare. Che bello che è. Ok.
vado a destra o a sinistra? Forse è la stessa strada. Mi sa che è la stessa strada. E ci porta comunque una sola direzione. Infatti. Oh, non mi ero mica accorto. Vedo in pieno stile. Ah, peccato, non si possono rompere i lampioni. Accidenti, in pieno stile Ratchet & Clank ci stava, che come vedete si può distruggere un sacco di roba. Però i lampioni ci stavano, nei vecchi titoli si potevano distruggere i lampioni e ti davano anche Gio. E c'erano dei titoli, non mi ricordo però quale, se il 2 o il 3, dove per ottenere un obiettivo devi tipo distruggere tutti i lampioni di una di un'area determinata. Che è un po' pallosetto effettivamente, però è carino. Però mi hanno fatto andare su questo tetto, quindi mi fanno andare su quell'altro anche, sì. Occhio pro, c'è qualcosa di nascosto? Sicuramente sì, che non vedo. C'è un portale che si apre? No, va bene, torniamo indietro. Ah, conveniente, grazie. Figo. Prima dovresti usare il raritanium che hai in tasca per potenziare il tuo arsenale. Ok. Salve tesoro, dai pure un'occhiata. 26. Acquista potenziamenti per incrementare le munizioni massime, la cadenza di tiro e altri parametri. Potenziamento negozio. Maestrin. Usa L per evidenziare potenziamento, collegamento e punto di partenza. Ok. Incrementa le munizioni massime. Tieni premuto X per acquistare potenziamento spendendo raritarium. Raritarium del tutorial è offerto dalla casa. Ah, grazie. Ora sì che ragioniamo. I gruppi di slot d'oro contengono potenziamenti speciali. Acquista tutti i potenziamenti collegati a un gruppo di slot d'oro per sbloccarli. Potenziare è chiaro. L'equipaggiamento è facile se hai le tasche piene di raritarium. Ok, capito. I colpi a fuoco rapidi sono più precisi. E questo è tutto, potenziano le tue armi. Questo? Perché accontentarsi di una buona arma se può diventare stupenda? Ok, quindi possiamo potenziare subito la pistola raffica. Oppure la bomba scheggia, oppure il castigatore. Beh, l'arma che uso di più per ora infatti è anche a livello 4, mentre le altre sono a livello 1. Quindi vi dirò, facciamo ragionamento contrario. Potenziamo le armi che usiamo meno, vale almeno. Sempre la pena investire risorse nella cura delle tue armi. Almeno siamo incentivati a usare queste. E per ora mi sblocco tutto quello della bomba scheggia, tutto quello che posso sbloccare della bomba scheggia. Potenziamenti. Il castigatore è uguale. Ci potenziamo il castigatore, non leggo nemmeno cosa fanno, tanto non mi interessa. Incrementa l'area di effetto, consente di sparare plasma attraverso una o due canne, i colpi viaggiano a distanza maggiore e poi abbiamo incrementato di nuovo le munizioni ottenute dalle casse, insomma, così. E adesso quelli che ci avanzano, questi quattro, potenziamo la pistola al plasma. Ora vediamo quale cerchio chiudere per prima. I colpi alla testa infliggono danni bonus, molto utile, sicuramente se sono preciso o meno. Incrementa di 50 le munizioni ottenute dalle casse. Ma cominciamo con la parte sinistra, poi le munizioni ci penseremo dopo, anche se non posso nemmeno finire. Il cerchietto a sinistra, quindi ci accontentiamo di questo. Allora, alla grazie prossima. Di tutto, agente speciale. Ah, c'era delle armi nuove, tra l'altro. Lassù, e acqua in bocca su Miss Zurkon. Sì. Acceleratore megatronico. Fatemi vedere, guardiamoci il. Non posso permetterti quella bellezza. Sì, però voglio vedermi l'anteprima prima. Lancialo in azione e colpirai i tuoi nemici così forte che non potranno più ignorare le sue pagliacciate, fornendoti l'occasione giusta per unirti alla festa. Festa! Giustamente. Ok, poi abbiamo. Oh, quello sì che è un capolavoro. Ok, intanto si è rotto, come vedete, il dialogo e le cose sotto, ma va bene.
Sonar, che contiene l'energia di rara potenza, un raggio in grado di obliterare i nemici alla semplice pressione di un tasto. La chiamano l'acceleratore negatronico. Annienta i tuoi nemici in fila indiana o spazzali via in massa con l'acceleratore. Il potere per sconfiggere il male è nelle tue mani. Ok, finiscono sempre in down questi dialoghi, nelle tue mani. Tempo, biscottino. Ok, compro l'acceleratore, vai. E il funghigno ce lo teniamo per il prossimo acquisto. Allora alla prossima. Che figo. Che figo che è l'acceleratore, guarda quanto è bello. Non è bellissimo. Però livellandolo diventerà sempre più bello, forse. Tu mi vedi? Dove sei? La mia astronave è pronta. L'avrai, non preoccuparti. Mi serve il tuo aiuto per un'ultima questione. Le terme di Nefarius. Se distrai quei soldati, io posso entrare nei sistemi del dirigibile e regalare alla città un messaggio indimenticabile. Sembrerebbe facile. Sì. Vediamo un po' quanti sono, quanto sono incazzati. Allora, partiamo con l'acceleratore? Vabbè, che cos'è? Ah, posso schivare adesso. Questa è la voce della verità. Della verità. La resistenza è qui. Prima saltano i tempi della musica e adesso... Prima il tempio della musica. Scusa. Aggressivo, aggressivo. Quando i nemici sono aggressivi, noi dobbiamo essere tutti loro. Nuovo livello. Quanto sono troppo resistenti questi cazzo di nemici comunque, eh? Tre bombe a ognuno. Ok, ci sono altri nemici che arrivano. Il generatore è fortissimo. Un raggio di shot, abbiamo soltanto 5 colpi, però. Fine. Stato semplice. Corre di Nefarius, sto arrivando. Ah, c'era un po' di casse da prendere qui, un attimo. Wow, dove hai imparato? Oh. Ah, ho tipo salvato 7 volte la galassia. Sembra che abbia fatto 100. Fatto è un fatto. Questa è Glitch. Ti farà salire sulla navicella privata fino alla torre. Usa il terminale dell'enorme statua di Nefarius al centro della città. Collega Glitch e al resto penserà a lei. Ok. Che stai facendo? Intendo abbattere questo mondo malato dalle fondamenta. Ecco. Fratello! L'hanno preso subito. Va bene che forse era anche il suo piano. Come faccio ad arrivare al bazar da qui? Allora, prima fammi fare un giro per vedere se c'è un po' di casse da prendere, che voglio tutti i soldi possibili. Aia! Voglio tutti i soldi. Che terme sono? Terme robot, perché sono acide. Giustamente un mondo di Nefarius. Ok, casse, non ne vedo altre al giro. Lì sopra ci siamo stati, non c'era nulla. Ci sono un po' di bolt sparsi, degli scontri. Quanti sono? 50 bolt. Potevo anche non farlo. Ok, vabbè, dai, proseguiamo. Sempre sti bulloni da girare. Quando
Che in una città di robot ci sta anche che il meccanismo funzioni a bulloni da girare, però. Ok, ora devo... Oh, è veloce. Un attimo, fammi fare una foto qui. Guarda che figo. Ok. Allora. Campo visivo, va bene, questa è una grande angolare, almeno facciamo vedere proprio l'immensità della città. Un po' di spalle, Clank, però lo voglio, un po' come fosse una cinematica. Ok, esposizione, la abbassiamo un pochettino, facciamola più cupa. Lunghezza focale, ok, è quanto lontano mette a fuoco. Potremmo decidere una via di mezzo, effettivamente, non mettere a fuoco tutto, lasciare un po' di bokeh di sfondo. Ok, questo è proprio il bokeh classico, l'apertura, lasciamola minima. Un pochino e basta. Ok. Lunghezza focale vicina, poi quando glielo chiedo di scattare le foto si rompe le palle. E certo. Un po' di filtro. Storpiano tutti un sacco i colori. Colori film. Ma non è male questo, effettivamente. Moda, cross process, blu freddo, scolorito, bicolore, VHS, giornale, pixel, tratteggio, fisheye, retinatura, film, CGA, EGA, 8 bit, retro. Va bene, ce ne sono un pochettino. Quello colori film piaceva. Ah, questo è il blending tra i due, immagino. Cornice nessuna. Va bene, scattiamo una bella foto così. Come faccio a togliere quella schermata per vedere? Modalità fotocamera? No. Indietro, foto mode reset ripristina, scatta la foto. Poi non posso nemmeno andare in basso, vedete? Non c'è proprio nulla. Scatta la foto. Ok. Cioè, lo toglie quando scatto la foto, ma se no me lo lascia sempre. Va bene. Arrivare alla statua, usare glitch, salire su un'astronave e trovare Clank su Sargasso. Sto arrivando, Nico. Cerca di resistere ancora un po'. Oh, veloce sta discesa. Allora, lì c'era una porta da superare con lo scatto. Andiamo a vedere se ci riusciamo. Visto che dentro ci sono. Ok, perfetto. C'era anche un'altra strada che non potevo andare perché mi mancava il guanto magnetico. Però non mi ricordo dov'è. Vabbè, qui c'era di sicuro nel magazzino da qualche parte. Qui c'è un bolt d'oro? Dove? Ma che l'ho visto e non l'ho preso. Dov'è sto bolt d'oro? È laggiù? Come ci arrivo laggiù? Segnalate al personale di sicurezza l'attività sospetta della resistenza. È lì in cima? Qui non ci posso arrivare. Sembrerebbe essere. Okay, c'è una fenditura. Ah, ecco che fine hanno fatto i carri della parata. I carri della barata. Mi mangi, bello! Povero Clank, effettivamente. Com'è bellino Clank. Ok. Perché? Quello non gonfiabile. Sono troppo forti questi pirati. Non sono pirati, sono... Lo so. Scusa. Oh. Abbiamo tutto. Niente male.
preso la protezione. Ho preso una protezione che ha qualche effetto. Danni dei nemici nefari sono ridotti meno 5%. Ah, che figa. Posso... Ma... Ok, però, allora... Quando me lo metto, posso toglierlo ma avere comunque l'effetto? O no? Perché se sono skin che non hanno un effetto, ok. Ma se sono skin che hanno effetti, allora dovrei poter avere l'opzione di toglierli, giusto? Però non vedo nessuna opzione. Oh, ma questo è Clank e c'è Rank! Almeno per i prossimi 10 minuti ti posso guardare. Ciao Lochino, ciao ciao Dani, bentornato, benvenuto. Sì, stiamo portando Rift Apart, che è uscito da pochi giorni su PC, e quindi lo sto provando un po'. Sai se c'è un modo di togliere l'elmo, cioè togliere le skin, ma avere, avere comunque l'effetto loro? Non capisco se posso, togliere la skin senza doverla per forza avere in testa. Però avere l'effetto. Vabbè, è un bel casco, eh. Però insomma, volevo mantenere un'estetica originale. Allora, lì sopra c'è un cavolo di bolt d'oro. Quel bolt d'oro è qui nemmeno. Forse ci arrivo da di là. Perché lì sopra non ci posso andare, immagino. Come lo prendo quel bolto d'oro? Un bel cazzo. Non so se puoi renderla invisibile. Non lo so. La mente di Madonna si manca. Gioca Zelda! Gioca! Ah, lì c'è un percorsino. Forse è quello. Ho visto già i trucchetti da speedrun per andare veloce. Loro saltano e poi almeno quando riatterra Clank fa un altro scatto. Perché se lo fate a terra non potete fare due scatti veloci, vedete? C'è quella pausa nel mezzo tra scatto e scatto. Invece se saltate, scattate e poi riscattate, lui lo fa subito quello dopo. A mercoledì sono in ferie, ma sai che mi mette ansia a pensare di iniziarlo? Non so che cazzo mi prende. Perché ti mette ansia a iniziare Tears of the Kingdom? Scusa, è un gioco meraviglioso. Inizio. L'ho comprato per The Wild, tanto. È un gioco che si prende molto con calma. Cioè, tu lo inizi, esplori, c'è un sacco di cose da fare. È un gioco che, se non hai tempo di giocarlo, devi aprirlo, perdi tempo. Boh, c'hai un'oretta di tempo libero? Metti sul letto, guardi una serie mentre giochi a Zelda. Alla fine lo devi prendere così. È un gioco molto esplorativo, no? Poi sì, ti inonda di cose da fare. Ti inonda. Ok, comunque abbiamo preso tutto, a parte dei pezzettini di minerale qui dentro la fabbrica, perché mi fa fatica a tornarci nella fabbrica e rifare tutto il giro per arrivare a prendere quelle cose. Direi che qua abbiamo fatto tutto. Poi c'è questo pezzettino che ci siamo scordati. Ma poi ci andiamo nell'obiettivo principale, dai. Comunque, dove vai in ferie di bello? Parte da mercoledì, sei in ferie. Oggi è... Che giorno è oggi? Lunedì? Quindi, quanto durano le ferie? Ah, quello deve essere il terminale d'accesso. Ecco. Scaccare la fila e controlleggi. Ok, posso andare da uno bravo. Che dove vai? Dove ah! Fuori? Non puoi fermarmi! Ok. Madosca. Cioè, sono un mago degli action. Io. Cosa vuoi? Lasciate Clank come il pane. Ok, abbiamo finito tutto. Possiamo usare l'acceleratore. Ma ora muori. Quanto gli teniamo? 3% a 4% a carica. Ok, un po' di munizioni. Qui ci sono i nemici. Hai avuto fortuna.
Ma stai zitto, cretino. Che ne so io, capito? Puoi non avere tempo abbastanza, cioè forse devo prendere tanto da poterci giocare e non poterci dedicare tempo che vorrei. Eh sì, ma se non inizi mai, non ce lo dedichi mai il tempo. Ma sì, ci sta a aspettare il momento migliore per dedicarsi a un gioco e giocarlo per bene. Anche io faccio sti ragionamenti ogni tanto per qualche gioco. Dentro 21 vado da mamma e papà, aiuto in casa e con la casa da distrutturare di papà. Quindi lavoro, vabbè, poi amici e altre cose. Ok, ok. Rientri il 21. Vabbè, allora un po' di ferie ce l'hai, diciamo, dai. Da dove stavano i tuoi? Non mi ricordo, avevi mandato qualche foto, mi sembra, l'anno scorso. Di una casa in mezzo al verde dai genitori, se non mi ricordo male, in mezzo alle montagne. Io nulla da anni per ora, nulla. Mese di agosto lo passo a ricercare lavoro. Tu sei Glitch? Io sono Ratchet. Scusa per tutto il trambusto di prima. La situazione è un po' complicata. E a rafforzarmi un po' sulle conoscenze informatiche. Quindi sia la mia unica speranza. Mi studierò un po' di Java, un po' di Python, forse vedo un po' come si scrive qualche applicazione. E poi volevo vedermi anche React, che è un altro framework di programmazione, visto che non l'ho visto, però React è quello più popolare di tutti, siccome è di Facebook. Quindi è molto richiesto dalle aziende, anche se politicamente parlando è sì quello più utilizzato, ma insomma Facebook, l'ecosistema Facebook non è che sia ottimo da mantenere. È una grande simpatia con Zuckerberg, diciamo. Però vabbè, effettivamente è molto più giusto, tra virgolette, usare altre tecnologie open source come Vite, Vue.js, che sono esterne, piuttosto che affidarsi a una multinazionale per la programmazione web. Stanno uscendo da quell'affare! Calma, calma! Provincia di Novara, Valsesia, papà provincia di Biella, Valsesera. Minchia, sono... L'hanno scelto apposta il nome del villaggino dove è, della cittadina dove andare. Cioè, Valsesia e Valsesera. Oh, bravo, bravo, speriamo. Speriamo, va? React, sì. È un framework per la front-end, quindi un framework JavaScript, penso. E... Però volevo vedermi linguaggi diversi per la backend, che è la gestione del database. Quindi Python, che è quello più utilizzato, o Java, piuttosto che PHP, è quello che so io. Quindi insomma un mese di allenamento. Anche perché poi a settembre, inizio settembre, ho un matrimonio di parenti svizzeri e dopo ho 3 giorni a Lisbona da Eriloria per l'anniversario. Cinque cannoni planetari pronti al fuoco. Quella è la valle, la cittadina te la evito, non conosco la pietà. Ovviamente React, però sembra impegnativo. Ma tu sei bravo, sì, un mese bello intenso. Anche tu parenti svizzera? Eh sì, come tutte le famiglie del mondo italiane hanno parenti ovunque. Fatemi godere la cazzo in un attimo. Questo gioco è molto... troppo simpatico, Ratchet & Clank nelle cutscene, come si racconta, è meraviglioso. Arrivo, Clank. No, no, ecco. No, no, no! Benvenuto, mio signore supremo. La sua password? A che serve una password? Sono l'imperatore, obbedisci o ti farò distruggere. Datemi quell'unbox! È in pieno stile Nefarious, effettivamente. Password? A che serve la password? Sono l'imperatore. Mm.
Sargasso. Ecco, Sargasso è più o meno la valle dove va Dani dai genitori. Il dimensionatore è stato rubato dal dottor Nefarius, che l'ha usato per portarvi qui. E ora stai cercando il tuo amico, che è anche miracolosamente un Lombax, per salvare il mondo. E tornare a casa. Devo proprio sembrarti un idiota. Senti, non dubito esista questo dottor Nefarius, ma a me sembra proprio opera dell'imperatore. E non hai tutti torti. Aiuto! Siamo sotto attacco! Qualcuno ci... Mort? Che succede? Oh! Reget Bianga. Reggiti forte! Reggiti forte! Attenta! Certo che sto attento! Ma che altro, Ratchet & Clank, Rivet, chi cavolo ha? Cioè, dov'è la controparte di Rivet, di Clank? Ti stavo portando al mio rifugio. Ma prima devo salvare i miei amici e la fabbrica di gelatonium. Ok. Clank. Ma che... Quello. Quindi è stato mangiato da una balena, praticamente. Oh! Oh, come sono belli! Fa esercizio, anche. Anche. Ah, non tu dici plankton. Esatto, io non so se sono plankton o plankton. O cibo della balena, cioè possiamo chiamarlo semplicemente cibo della balena, tanto le balene è una cosa mangiano. Quindi non è che ci sia molto... Questo affare che cos'è? È un dino. Un dino erbivoro. Guarda che bello che è. Ottimo. C'è un mille lame proprio sopra il mio rifugio. È da parecchio tempo che non venivo qui. La palude di acido intorno alla fabbrica de Mort si sta espandendo. Sembra che l'acido non infastidisca quegli scarafaggi. Scarafaggi, sì. Per questo ne cavalcheremo uno. Non appena riuscirò ad avvicinarmi. Ok. Yes. Questa roba non c'è. Irrigatore botanico. Oh, questo perché ho aggiunto il nostro comune amico, Annevarius City. Ok. Ti ricordi la Shrek con l'arma che si sburava tipo liquido verde o simile? Non mi ricordo, non mi ricordo. Ma era la frusta verde, cioè la frusta velenosa. No, è lava. L'arma del lava. Come si chiama, cavolo? Il Vulcan qualcosa. O l'incaprettatore, sì, anche. C'era l'arma che trasformava in animale. Lui lava lì. aumento la equip, avevo fatto, lo devo ritrovare. O l'incaprettatore. Era Ratchet & Clank 2-3. Sì, che è un capolavoro. Ok, mi sono perso l'anteprima dell'irrigatore botanico, però. È ora di tramutare i nemici in felci. E il rimpallatore? In arrivo, guardiamo l'anteprima. Non posso. No. A tua disposizione. Va bene, abbiamo preso l'irrigatore. Irrigatore botanico top. Schiacciamo un po' di questi esseri bellissimi. Non mi ricordo come si chiama. Dovevano metterci il nome dei nemici, però, a schermo. Sto per farmi un po' ricordare dei tempi passati. L'espressione che ha detto non posso, no. Madonna. Donna impressionata. Ok, dai. Cerchiamo uno sparafaggio.
Vespe aguzze? Oh no! Le aspidi! Oh, guarda l'irrigatore botanico come li blocca. Fa crescere uno strato di erba e si blocca. Amici, bellissimo. Più. Ok. Dammi delle munizioni. Aspidi? Allora, is this you? Nella grotta si diffonde una distorsione dimensionale. Ma parla come mangi. E l'ultimo sparafaggio corre in quella specie di... banco. Ok, Robogenio. Dove ci troviamo? Che sia... una sacca dimensionale? Forse dipende dalla distruzione del dimensionatore. È Maynard, l'aiuto bot dei Mort. Deve essersi intrufolato nella fenditura. Lo sparafaccio. Stessa maglietta? Ah, ma la stessa maglietta di Trasando. Ormai sta maglietta c'ha... Tira l'attenzione. Sei anni. Ah, colpisci il nido. Guarda come sono carini. Gli sparafacci. Ok. Preso. Mamma. Aspetta però che qui c'è un'armatura. Wow. Sì, ma che abbiamo preso, scusa? Ah, un Ranger Galattico Elmo. Protezioni. Abbiamo danni in mischia incrementati 5%. Grazie. Mio. Cambiamo i colori però. Mettiamolo arancione come la sciarpa. O nero e arancione. Vai, nero e arancione. No! No! Ok. Nero e arancione. Ci piace. Fa un po' schifo. Mi servirebbe un blu e arancione. Dove sei? Blu e arancione non c'è. Sì, più o meno. Questo è perfetto. Sni. Vabbè, dai, ce la teniamo qui. La testa. Ci colpiranno tutti la testa. Dov'è sto macello? Forse Maynard mi porterà da... Tu da quando sei live? Jack! Nail! Bentornato! Mi sono perso l'inizio di Rift Apart, mannaia. Non ti preoccupare, tanto la ricaricheremo su YouTube questa live, quindi puoi riguardarti l'inizio se vuoi. E ti consiglio di farlo perché è molto molto divertente. Molto divertente. Fare un po' di valore per tornare più presto. Va bene, Daniel, va bene. Buona serata, grazie mille per essere passato. E nulla, buon lavoro. Cos'è? Che ne sai tu? Ma quello rosa è nero! No, no, quella rosa è nera, no, meglio quell'arancione. L'arancione è più bello. Sto facendo un giro per prendere tutte le casse, non penso sia necessario però. Quindi andiamo avanti, va? Tanto lo stiamo giocando a difficoltà massima. Però è un'esperienza abbastanza gradevole. Arancione e nero ricorda altro. Cosa deve ricordare arancione e nero? Avanti, Maynard! Portaci dai Mort! Andiamo, andiamo, Maynard! Scusami! Poi Maynard non è il personaggio di Overwatch. Ci sono! Hai visto? Qualche volta non mi schianto. Qualche volta non mi schianto. Fermo. Si va avanti, dai.
Beh, arancione e nero può ricordare tutto. Quante cose c'è arancione e nero? Stiamo cercando quel Lombax e il suo amico di latta. E non lasceremo certo che sia una banda di peluche a fermarci. Hai 9 secondi e mezzo per dirci dove si sono nascosti. Uno. Aspetta un attimo. C'è andato via il casco, perché? E c'è ricomparso, ok. Faccio vedere l'espressione di Rivet. Stanno cercando Rece. Ti ho detto la verità. Ok, Latina, ma prima salviamo i miei amici. Aia. Ehi, so io dove trovare. Ma sti lanciarazzi maledetti. Ed è anche parecchio arrabbiata. Un'altra Lombax. Oh. Capito, come li schivo? Col tondo, giustamente, Luca, col tondo, col tasto della schivata. Forse il vortice dimensionale ha risucchiato anche loro. Sì, aggressivo. Ma cosa vuoi? Bellissimo, raga, comunque, cioè, compratelo, giocatelo, è fantastico. Mort! State bene? Noi? Oh, quei bestioni cercavano un Lombax ed eravamo in pena per te. E da un momento all'altro sei arrivata a salvarci. Sì, ma... e tutti gli altri? Beh... alcuni Mort sono intrappolati in quel coso. Non chiedermi cosa sia. So solo che diventa più grande. Tra quello e il nuovo inquilino là sopra non è un bel periodo. Eh no. Per niente. Tranquilli, me ne occupo io. Oh, intanto per tenervi impegnati... l'ho preso da Zurkis, così Mort potrà finalmente riparare l'astronave. Da Zurkis? Spero che i pirati non ti abbiano dato problemi. Un pochino. Lo darai direttamente a Mort quando l'avrai tirata fuori da quel vortice viola. La Apple Mail. L'unica azienda che, che lucra più prossima di Nintendo è la Apple. Non toccare, capito? Posso controllare? Io ho una discreta esperienza con le anomalie dimensionali. Io... certo. Giusta osservazione. Non ci avevo pensato. Salve, benvenuto. Sono bellissimi. Anche se lei è Rivet, non è Rece. Dove sarebbe di preciso? Qui. Oh, non lo sai? Beh, neanch'io. Lo definirei una sorta di spazio tra le dimensioni. Forse non è nulla. Forse è una falla entropica. No, PC. Una che da qui a breve tramuterà l'universo in una brodaglia informe. Oh. Oh, mamma. Beh, io sono Clank. Se lo sai. Giusto, sì, Clank! E io sono l'onnisciente profeta cosmico del settore interdimensionale 2255 Omega Fasico. Ma chiamami Gary. Ma chiamami Gary. Clank, ex Guerrabot, alleato con il Lombax. Sei diventato un eroe, complimenti! Eri amico di mio padre! Ma certo! Tuo padre? Forse sei la persona che stavo aspettando! Mi aiuteresti a riordinare le dimensioni? È uscito una settimana fa sul PC. E io, non avendo PlayStation 5, da grande appassionato della saga, l'ho comprato tempo zero, praticamente. La chiave per riparare questa anomalia. Ma prima raccogli quella sfera. Questa è una sfera levitante. Può ridurre la gravità di qualsiasi cosa tu. A quanto pare, le tue possibilità possono impedire il collasso delle anomalie. Sono identiche a te perché riflettono la tua interpretazione della dimensionalità. Ma come puoi vedere, ci sono smarrite. Se le guiderai al prossimo meta terminale, potrai iniziare a riparare l'anomalia. Ok.
No, ma io aspetto che lo mettano in sconto. Lo so, ma è la saga della mia infanzia, capito? Io ci avrò passato non so quante ore sulla trilogia Ratchet & Clank di PlayStation 2. Questa anomalia dimensionale. E su Gladiator, cioè, proprio passato non so quanto tempo. E poter giocare le fita parte era quello sogno. Dimensionalmente parlando. Oh, una sfera a scatto ti darà una bella spinta. Avrai però una bella di velocità extra per superare quella barriera. GG. Anche tu vivi su Sargasso, Gary? Su Savali, in realtà. Svolgo ricerche negli archivi. È la più vasta raccolta di conoscenza dimensionale che mi sia nota. Ok. Abbastanza semplice per ora questi enigmi. Quel dispositivo può direzionare le mie possibilità. Deve esserci un modo per attivarlo. Staci sopra. Tink. Beh, dai, penso ci sia abituato, grazie a Nintendo. Sei un talento naturale, Clank. Sono cautamente ottimista. E comunque costano meno, perché non costano 70, è costato 60. 59,99. Invece su PlayStation 5 costa 79,99 almeno all'inizio. Non riesco a capire che cosa. Troverai le parole al momento opportuno. Ora conduci le tue possibilità verso l'ultimo meta terminale. E non per metterti ansia, ma c'è allora molto in ballo. Tipo, il molto piano. Anche se correggo l'anomalia, questo risolverà i danni che ha causato in questa dimensione. Oh no. Piano è le anomalie si stanno prendere diffondendo tutte le sfere troppo in prima, poi pensare a cosa fare. Sia imminente, e la nostra unica speranza risiede nella sua stessa origine. Il dimensionatore? Esatto. Ma se riparare le anomalie ti sta aiutando a conoscere la dimensionalità, credo che presto sarai in grado di salvarci tutti. Devono arrivare là. Quindi abbiamo sicuramente un salto. Riuscirò a risolvere tutto questo. Una velocità. Perché te lo chiedi? I miei giorni da eroe sono lontani ormai. Una gravità. E dopo quello che è successo con il dimensionatore, sono preoccupato. Nei momenti di crisi, cioè ogni giorno della mia vita, mi ha sempre aiutato a affrontare i problemi un passo alla volta. Concentrati sull'immediato. Sì, era il video di Digital Foundry. Che faceva la comparison con PlayStation 5, hardware PC PS4 e hardware PC top di gamma. Noi non lo stiamo giocando top di gamma, come vedete abbiamo le impostazioni tutto a medio. Sono in 2K, 144Hz, ho DLSS fissato sopra i 60 per mantenere la live sempre fissa a 60. E gli ho dato un po' di scarto, gli ho dato 12 di scarto. Ho un preset medio, quindi nemmeno altissimo, soltanto che se lo alzo troppo la live mi esplode sicuramente, cioè se lo metto max o super addirittura la live mi va a puttane come minimo, fatemi vedere. Non guarda nemmeno tanto, regge bene, fatemi vedere un attimo a sinistra. Sempre i soliti FPS, però ho paura perché qui siamo in un ambiente. Così. Allora fatemi fare una cosa. Metto. Invece che super, metto max. Vediamo un po' come va. Come regge. Certo, in 2K tutto max. Insomma, se fa un po' di scatti, ritorniamo a medio. Poi dovrei giocare con tutte le impostazioni singole. Al che io dico, senti Mort, tu Mort e Mort nascondete la limonata prima che torni Mort. Wow, li hai salvati. Come hai fatto? Io... I peli sono un po' più belli adesso, effettivamente. Rivet, che bello vederti. Guarda chi c'è. Non sai che razza di giornata! Il mio viaggio a Nefarious City è stato un vero disastro! Ho distrutto la nave! Ah, questo pensa la cara vecchia Mort! Ecco, a patto che tu abbia trovato il pezzo che mi serviva! Vediamo! Questa astrocarretta!
Se continuano così, non penso di comprarmela mai una PlayStation 5. E piuttosto mi compro una scheda video nuova. Piuttosto. Presto lo scoprirai. Perché alla fine, se tutti i giochi. Se tutte le esclusive PS5 dopo un anno, poco più, escono anche su PC, a questo punto non mi conviene, avendo un PC, comprarmi anche la PlayStation 5. Come questo, ora, giochi che non usciranno per ora, anche se Final Fantasy 16 uguale l'hanno confermato su PC. È uscito The Last of Us parte 1, uscirà anche The Last of Us parte 2 tra un po' di tempo, come minimo, se è uscito il primo, uscirà anche il secondo. Quindi, alla fine... Meglio così mi dai quella tua. Vabbè, certo, 3060 Ti è una validissima scheda. Se non colgono l'antifona, ficcagliela in testa a colpi di rimpallatore. Sono sicuramente più ottimizzate. Beh, certo, le uscite, i giochi per PlayStation 5 sono ottimizzati per PlayStation 5, come questo Ratchet & Clank. Infatti ci vogliono anni poi che arrivi un porting fatto bene, decente. Il rimpallatore. Impallatore. Oh mamma, e poi lo vedrai riapparire accanto a loro. E poi, prendi il grilletto di fuoco per colpirli ancora. Ancora e ancora. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Continua, compriamo il rimpallatore. No, costa troppo il rimpallatore. Però possiamo comprarci il funghigno. Mancano, fatti un regalo, dolcezza. Ah, bene, compriamoci il funghigno, dai. E dobbiamo potenziare un po' di armi, effettivamente. Altra potenza. Non so cosa potenziare, però finiamo qua. Ok. Qui si fa quasi peggio di Bruna. Non vuoi nemmeno un aiuto? No? È fatta apposta. Morire, dolcezza. Anche tu, Zircon. Ok. E un Grantor. Ok. Oddio, forse è meglio fare un po' prima gli scherzi. Per essere un... Spero che bastino le munizioni. Ma sì. Non so che chi riescono i fiorellini sugli occhi. Ho 16 danni mi ha fatto con un morso. Non so perché mi dà le vibes di Rick e Morty. È una comicità molto simile, effettivamente. Non prende spunto da Rick e Morty, perché è proprio una comicità originale di Ratchet & Clank. Ratchet & Clank è sempre stato così. Anzi, insomma, ci sarebbe da vedere un po' di video. Guardate il riflesso, bello. Ci sono un sacco di video che parlano di giochi di parole, quello, quell'altro. Addirittura c'era un gioco, mi sembra, per PlayStation, mi sembra Fuoco a Volontà, una cosa del genere, che in inglese si chiama in maniera diversa e prima aveva tipo un nome che ricordava altro, insomma. Grazie a te, ho vinto dei calzini nuovi. Ok, fenditura. Quanto può interagire con quella specie di fenditura? Sì, si chiama Fendilink. Mira la fenditura. Wow, ma è uno spasso. La fenditura è bellissima. A livello di hardware lo è ancora di più, tra l'altro. Il potere di un SSD.
Che per ora 60 fps ci sono, la live non sta perdendo nulla. Spara tre colpi ora la nostra pistola. Ha fatto il livello. Fammici pensare un attimo. Ok. Bastini. Ecco, vedo una vicella che mi spara, però non è... Certo, livello 5 l'abbiamo buttata. È il massimo livello 5, ok. Ok. Quindi livelliamo un po' le altre armi. Capito? Ma noi possiamo volare, fra! Dove ti leggo, eh? Sì, certo. È un vero peccato. Quello lungo il messaggio a leggere in combattimento. Allora, devo premere tondo per schivare, Luca tondo. Vabbè, certo. Abbassiamo il ponte. Oh, wow, grazie. Ma appena finito di blindare il qualcuno quando sono arrivati quei tizi. Non preoccuparti per il tuo rifugio, eh? Per la sua tutto come l'hai lasciato. Avanti, ponte. Ottimo. Non puoi farmi questo. Per qualche leak di fonte non è mai svelato il nuovo console di Nintendo che dovrebbe essere a tutti gli effetti speciali di Switch 2 senza schermo OLED. Come senza schermo OLED? Dovrebbe uscire per la seconda metà del 2024, sarà vero? Boh, diverse cose possono portare a non pensare che sia vero, ma finché non avremo una conferma non si può sapere. Nintendo potrebbe anche muoversi ad annunciare qualcosa, Dio santo. Ma alla fine fa il suo gioco, è uscito ora il canto del cigno di Nintendo Switch, che è Tears of the Kingdom, è uscito 2 mesi fa, quindi sicuramente vorrà un po' lucrare sulle ultime uscite di Nintendo Switch normale, se c'è qualcosa di pianificato. E poi una volta che si liberano tutte le cose da fare, tutta la schedule Nintendo di cose da presentare per la Switch, poi inizieranno col presentare la Switch 2. Non so, dovremmo vedere quali eventi Nintendo sono pianificati, insomma, ci sta. E infatti deve uscire anche il nuovo Super Mario, quindi sicuramente magari lo faranno uscire per Nintendo Switch, visto che l'hanno progettato per Nintendo Switch, e poi lo sposteranno su Nintendo Switch 2. Anche perché sarà retrocompatibile, immagino. Ci sta a metà 2024, ci sta. Non è una tempistica sballata. A metà 2024 è un anno praticamente. Sarebbe il tempo giusto. Sì. Me ne sono. Coraggio, sappiamo entrambi come andrà a finire, bestione. Forse. Se non mi tira due morsi. Tra l'altro, la cosa non vi ho detto è che siccome un gioco PlayStation 5, utilizzando un pad PlayStation 5, sono in grado di utilizzare i trigger della PlayStation 5. Quindi io ho la resistenza sui grilletti quando sparo, ed è una cosa fighissima. Cioè, tipo il grilletto che ha due slot, uno slot, cioè due cariche. Arriva a un determinato punto per mirare e un altro per invece sparare. Poi penso che altre armi abbiano funzionalità diverse. È molto figo avere la resistenza sui grilletti quando spari, ti fa sentire, e ogni arma diversa ha una resistenza diversa, quindi è molto figo perché in base all'arma ti cambia il feeling che hai sul pad. Siamo di
La luce dovrebbe essere. Per cui si spera bene. Sì, 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 no, ma la retrocompatibilità è. È una certezza. Una certezza. Lo shop Nintendo sarà il solito. Se tu hai comprato dei giochi su Nintendo Switch, potrai comprarli anche. Potrai giocarli anche su Nintendo Switch 2. Per forza. Devono fare una cosa del genere. Il boss finale. I blocchi a pressione. Se no non gliela compra nessuno. Speriamo, ma secondo me non c'è. Per forza di cose devono farla una cosa del genere. Deve essere una console retrocompatibile, non può essere altrimenti. La Nintendo Switch è durata tanto, ha avuto un sacco di successo, un sacco di giocatori. Se creano una console nuova che non è retrocompatibile con la Nintendo Switch. Oh, un bolto d'oro! E delle aspidi. Fanno incazzare un sacco di utenti. Lo sanno poi che utenti hanno, nel senso, anche loro deve saperlo come tratto. Ovviamente questo mi rassicura, se non la fanno retrocompatibile non la compra nessuno. A Nintendo piace questa cosa. No, no, non vogliamo i soldi, soldi, per cui dovrebbe farlo, ragione. Sì, dovrebbero farlo per i soldi, però la retrocompatibilità ci vuole, dai. Donna, io sbaglio, continuo a sbagliare tasto per andare veloce. I blocchi velocemente. Lo so, ma non so come accelerare. Ah, sono dei simpaticoni. Bene. Ora scopriremo se mi hai detto la verità. Se solo potessi parlare con Reggio. Casa, dolce casa. Perché ancora non ti fidi di me? Sai, non vado matta per i robot. Specialmente quando vogliono disintegrare la galassia. Ti sbagli? Volevo solo aiutare Reggio a trovare gli altri Lombax. Adesso lo scopriremo. Devo solo scansionare la tua memoria e il robot che ho preso a Notarius City. Quindi dai, tranquilli. Saranno giusto quei 400 euro di console e basta. 3,99 secondo me uscirà, dai. Con tutta l'inflazione che si è avuto, quello, quell'altro, i prezzi saranno sicuramente alti. Va bene che è una console che dovrà durare un bel po' di tempo, Quindi magari potrebbe anche costare lo stesso prezzo della Switch OLED. Però non lo so, ci sta che un rincaro lo abbia sui prezzi della OLED. Quindi se la OLED costa 3,49, 3,49, no, 3,50, 3,49 la OLED, giusto? A volte a sconto a 2,99, quella costa 3,99 all'uscita, dai. 400. Dove devo andare? Urlila, bentornata, benvenuta. Oven è vivo? È vivo. Confermo la salute di Covenvi. Solo che è stato un po' impegnato col lavoro e insomma l'ultima ora è estate, lui lavorando nella ristorazione ha praticamente un sacco di ore da lavorare anche nel fine settimana, quindi arriva a casa stanco. Insomma, ha avuto un po' da fare con Emi, però c'è. Tornerà prima o poi. Anzi, forse lo facciamo tornare noi con una bella Kingdom Hearts 1, livello 1. Se mi riesci a organizzarla, se riesco a contattarlo e a decidere i giorni con lui, adesso ad agosto posso vedere magari di fare qualcosa e riportarlo un po' in live. Tutto bene comunque, sì. Stiamo giocando Rift Apart, gioco PlayStation 5, lo stiamo giocando su PC, visto che è uscito da poco, il porting di Insomniac. E nulla, io sono un grande appassionato della saga di Ratchet & Clank, che l'ho sempre amato, così fin da piccolo. Era la verità. Come ti ho ripetuto? Più volte. Il tuo Nefarius è molto simile al mio, soprattutto in cattiveria. Mentre il Lombax... So che può sembrare assurdo, ma... Pensi che sia la tua controparte dimensionale? Sì, più o meno. Senti, non so che succede, ma insieme ce la faremo. Insieme? Pensavo che i robot
non facessero per te? Non vale per tutti, ma quasi. A partire dall'imperatore, i suoi scagnozzi, i pirati. Già, è ironico detto da me, lo so. Oh, chiedo scusa. Non intendevo... Ma non c'è un braccio per Clank? È senza braccio da una vita. Nel tuo cervello diario. Eccoci. Ora comunque sentiamo Covembi. Tu, Neil, piace Kingdom Hearts? Meno anche un po' una scusante per... L'impiego di esplosivi anfibi per neutralizzare la palla di pelo. Resisti, Latina, sto arrivando! Ok. Per lei vada bene questi momenti concitati, pieni di esplosioni e inseguimento veloce. Lo stabilizzatore di volo deve essere sul dorso. Se lo raggiungo e lo colpisco, il mille lame si schianterà a terra. Ma quale rampa? Quale rampa devo... Ah, quella rampa. Ce la facciamo? Devo colpire lo stabilizzatore. Tutto bene comunque, la te. Quasi ti rispondo ora, ma cerco di non rubare troppo a... Non vedi l'ora di essere annientata, vero? Ridammi indietro il mio robot! Bene! L'energia Stola. D'emergenza ha quasi ripristinato lo stabilizzatore di volo. Cosa? No, non ti lascerò fuggire. È ora di cambiare tattica. Fuori gli esplosivi attivi! Lanciami tutto quello che vuoi, tanto non mi scapperai. Devo salvare Latina. Devo salvare Latina. Dove devo andare? Per arrivare allo stabilizzatore di volo, devo salire sul dorso. E ora ci andiamo. Salve, Fla, salve! Finito poi Todd? Sì, abbiamo finito ieri l'altro. Ora ovviamente la trama principale, non tutto, infatti... Andrà riportato, devo espandere la playlist su YouTube e farci qualche video separato. Per ora ci godiamo Rift Apart. Che fai, oh? No, questo non ci arriverà mai. Scusa per il laser. Dio, quanti danni! Ok.
Ciao bello, la saluto che devo ora abbandonarla. Ciao a te, ciao anche a tutti gli altri. Allora, cara Carlilla, grazie mille Neil per la compagnia. Buonanotte e ci vediamo la prossima volta, che sarà forse domani sera, se mi riesce, con un po' di Crypt of the Necrodancer. Mi hai salvato. Si balla un po' domani sera. Grazie. Sì, beh, abbiamo ancora dei conti in sospeso. Che flan hai fatto la live stasera? A proposito, se vuoi posso installare un amplificatore. Quando è che inizia? Si sta giocando ora, Eri. Mai quanto i dati che troveremo in questo infobot, ma... Completamente senza voce, allora... Ti distrugge i concerti, Poi... E poi... Riven, la nave è pronta e ti aspetta! Grazie, tanto ne abbiamo finita la live. Grazie. Sei pronto? Assolutamente. Ho cambiato un po' le cose. Finisco la live perché effettivamente abbiamo finito due pianeti. Non ha senso iniziare il terzo pianeta a mezz'ora dalla fine della live. Quindi cerco di dargli anche una continuità maggiore anche per YouTube, per fare dei video più o meno tematici e scrivere delle descrizioni che siano effettivamente che abbiano effettivamente un senso. Quindi la finiamo qui e vediamo di fare un bel raidino a qualcuno. Purtroppo non posso comprarmi ancora il rimpallatore, purtroppo. Certo, questo pianeta è tutt'altro che finito, come vedete c'è un sacco di aree che non abbiamo visitato, bisognerebbe andare a visitarle. Però lo farei la prossima volta, tanto non c'è niente di troppo utile. Questo che cos'è? Un teletrasporto, ok, penso che questo teletrasporto mi porti qui alla nave. E qua come vedete c'è uno spia bot, o meglio un infobot da prendere, due pezzi di armatura in più e due golden bolt ancora nascosti da qualche parte. Quindi vabbè, vedremo la prossima volta. In realtà mi sono distrutto con aria condizionata e caldo. Ok. Naso chiuso per una settimana buona. Respiro con la bocca la notte e mi si è seccata fino a infiammare la gola. Cavolo, immagino. Più che altro con l'aria condizionata che secca tanto non fa bene per niente. Io ho iniziato a dormire soltanto col deumidificatore, senza, a meno che sia troppo freddo, in modo che mi tolga soltanto l'umido dalla stanza. Però comunque non fa bene. Cioè non fa bene dormire 8 ore, 7 ore, 6 ore, quali sono, in un ambiente secco, disidratato. Fa un po' effetto frigo. Quindi comunque sia, c'è da resistere. La notte non lo uso, fortunatamente sta bene, è tutto aperto. Meno male. Anche qua per fortuna adesso c'è 24 gradi, quindi non ha senso accendere il condizionatore a 25 come lo tenevo io, 25-26. Per fortuna le temperature sono un po' scese, almeno nel centro Italia. Giù c'è gli incendi. Il classico meme, no? Giù c'è... No, a nord c'è Chiogre. A sud c'è Groudon. Noi abbiamo Rayquaza che ci salva un po'. Abbiamo un po' di temporali e grandinate noi con Rayquaza, effettivamente. Tra l'altro, mamma, sono andato a prendere Harry Lory a Bologna e sono piovuti dal cielo dei chicchi enormi che ci hanno distrutto la macchina. Tra l'altro non mia, macchina del ragazzo della mia sorella. Quindi immagina proprio... Ma che palle. Una volta vado a Bologna a prendere aerei all'aeroporto, 15 minuti piove, 15 minuti cascano palle da tennis che mi distruggono la macchina. Guarda, un'esperienza meravigliosa da consigliare a tutti. Maledetto riscaldamento climatico e maledetto tempo che cambia. Un incubo, sì, è stato un incubo. Il problema è il naso chiuso mentre dormo. Sì, quello è scandaloso perché non ce la fai poi a respirare a bocca aperta troppo. È molto meglio respirare col naso, ti rilassi, soprattutto quando devi dormire. Respirare con la bocca a letto, a parte che fai macello. Io sono sempre stato uno che gli dà fastidio, tipo il casino che fa, ma non la compagna, il casino che faccio io quando dormo con un'altra persona, no? E mi sono sempre trattenuto, cioè ho sempre trattenuto il respiro per respirare più piano possibile, perché poi io ho un naso quasi sempre tappato, cioè forse avrei anche un po' di sinusite da controllare, e quindi il mio respiro è rumoroso, soprattutto di notte quando c'è il silenzio totale, no?
E quindi ho cercato sempre di trattenermi. Quando devo respirare a bocca aperta, non ce la fai. Quando devi respirare a bocca aperta, io non me ne accorgo nemmeno se è rosso. No, quello nemmeno io. Quello nemmeno io. Cioè non mi accorgo se è rosso, cioè non mi sveglio se è rosso. Però dico anche soltanto se mi metto steso, no? E respiro, ho un respiro rumoroso. Quindi cerco sempre di limitare un po' il respiro per non dar fastidio a chi dorme con me. E se devi respirare a bocca aperta, per forza, perché come fai? Cioè non è che puoi respirare così. Cioè non è che puoi respirare con la bocca spalancata, no? Devi respirare con la bocca semichiusa, perché sennò la bocca ti fa male. Cioè non è che puoi tenere la mandibola aperta tutta la notte spalancata per respirare. Respiri così. Cioè, respiri con una bocca semiaperta. E respirare così fa un casino dell'80, cioè, perché l'aria filtra tra i denti. Poi io ho tutti gli spazi tra i denti, quindi l'aria mi filtra dentro e fa effetto fischio, no? Comunque, solito non succede, ma ultimamente, vabbè. I calci le volte per farlo smettere. Mentre parliamo, ho comprato Cuphead. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, ho comprato anch'io tempo fa Cuphead e non l'ho mai giocato per bene. Non l'ho mai giocato per bene. Cioè, mi è piaciuto tanto. Anche abbastanza tranquillo. Cioè, mentre tutti dicevano un gioco difficile, difficile. Alla fine è un gioco normale. Certo, magari c'è qualche difficoltà che lo rende estremamente difficile. Quello di sicuro. Però giocato normale è godibile. Molto godibile. Cioè, se uno è abituato ai platform 2D come siamo abituati noi, insomma, non è un problema, Fla. Non è un problema. Se sei abituato a quel... Cioè, dai, è una vita che giochiamo agli arcade 2D o platform 2D, quindi Cuphead. Io ho passato l'infanzia su Metal Slug. Cuphead è la solita cosa. Cuphead è la solita cosa di Metal Slug. Mentre parliamo, sto maledetto, non mi ha mai fatto giocare. Onestamente non appare possibile, vedremo. Sì, Eri, sono quei giochi che hanno bisogno di un pochino... Di conoscenza del gioco, di skill acquisita. Non è che possiamo fare una live io e te su Cuphead quando non l'hai mai giocato. Io l'ho giocato 2 ore e mezzo e poi in due ci incrocia gli occhi, perché è un gioco 2D in due giocatori con tutte le cose che appaiono a schermo. L'unica cosa che non ho apprezzato tanto di Cuphead è la poca chiarezza negli attacchi dei nemici, perché siccome è tutto disegnato a mano ed è tutto a scorrimento, no? Non, a volte ci sono dei moveset dei nemici o dei movimenti stessi dei nemici che non sono poi così tanto chiari, o meglio, non è chiaro bene lo spazio, perché non è come Hollow Knight dove ogni salto è studiato perfettamente per quell'altezza. Cuphead è un pochino più libero nella disposizione degli elementi a schermo e quindi ci sono delle cose che a volte ti possono dare fastidio e per quello è difficile, perché devi un po' abituarti. Però una volta che ti abitui, alla fine è un bel gioco, molto molto bel gioco. Vedremo, lo faccio per divertirmi, scarro un po', giustamente, dopo tutte le no-hit, insomma. Volevo giocare per i fatti miei, Mentre dormivi, certo, mentre dormi, mentre è russo, te non riesci a dormire, quindi ti metti su Cuphead e bestemmi. Diciamo che in generale mi pare un po' confusionario, non amo vedere 300 cose a schermo, lo spettro assoluto è il limite massimo, però anche lì lo spettro assoluto è tipo bianco su bianco, quindi dà un fastidio allucinante. Quindi patirò un po'. Vabbè, ma quello è normale, Fla, all'inizio non è un gioco semplice, è un gioco che comunque ti fa morire un paio di volte, però dopo già... conta che io ho 3 ore di gioco su Cuphead e sono al penultimo mondo. Cioè, mi mancava tipo 4 livelli per arrivare al boss finale. Cioè, è un gioco che se vai spedito in 5 ore, 6 ore lo finisci. Non è così complesso. Ci sono un sacco di stage che sono semplici e che... Vabbè, poi insomma, molto soggettivo come discorso. Però alla fine è quello il problema. Il problema principale è la poca chiarezza, in alcuni casi, di alcuni moveset dei nemici. Quello.
Però una volta che capisci cosa fare e come muoversi, tra l'altro te lo dice abbastanza, te lo dice subito, te lo dice, perché c'è un boss che è tipo un blob blu all'inizio, uno dei primi tre, che è stato uno dei boss che mi ha fatto bestemmiare più di tutti, proprio per questo moveset poco chiaro. Tipo andava in fondo, faceva un salto che mi pareva difficilissimo da evitare, e poi sì, c'è un doppio salto, no, meglio, non c'è un doppio salto, c'è un salto e un parry che puoi fare, e poi vabbè, cerca di parriare tutti i colpi che puoi parriare, ma da Souls-like non te lo devo dire nemmeno. Comunque, ragazzi, invito a passare da Fla, so che siamo pochi, facciamo un bel raidino a Tiramitsu stasera, che è passato prima a salutarci, sta portando... che sta portando Tiramitsu? Che sta portando Tiramitsu? Non lo so. Ah, Alien. Quindi andiamoci a fare un po' di risate dal Tiramitsu, anche se non mi ricordo come si chiama. Ora, i nomi più complessi della storia. Tiramitsu trattino basso official. Sì, beccato subito. Miglior streamer d'Italia, esatto. Ragazzi miei, noi ci vediamo domani sera con Crypt of the Necrodancer, che è un bel gioco impegnativo. Ecco, Fla, non comprare Crypt of the Necrodancer se vuoi rilassarti. Quello no. Però come written game, roguelike, è meraviglioso. È meraviglioso, però quante bestemmie mi ha fatto tirare. Forse ho trovato il gioco che mi sta facendo tirare più bestemmie di tutti. Cioè, Crypt of the Necrodancer è veramente, secondo me, il gioco più difficile che io abbia mai giocato. Mai giocato. E non è nemmeno così difficile. Però, mamma mia, a volte sa essere bastardo, devi contare bene tutto, sempre. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani sera. È stato un piacere fare live con voi. Spero che Ratchet & Clank Rift Apart vi sia piaciuto, almeno nel suo inizio. Questa live verrà caricata su YouTube come tutte le altre, quindi non perdetevele. Adesso vi mando anche gli screenshot di foto